Carissimi amici, salve a tutti, salve a tutti. Oggi facciamo dei piccoli ragionamenti sul caso Liliana. Ci sono delle cose su cui riflettere. Innanzitutto ho visto poco fa che è uscito il video dell'amico Paolo e conto di vederlo più tardi, così magari lo vedo con calma, lo analizzo, magari nel video di domani e ci confrontiamo magari su qualche particolare, perché so che lui è molto molto analitico e molto molto bravo, quindi su questo mi piace, ecco, anche una piccola forma di collaborazione con lui. Questa è la prima cosa. Poi vi ringrazio della solidarietà con me. Io sto meglio, anche se vedete il tutore c'è. Però già va meglio, non è nemmeno un grande disagio. Io sto qui, si può dire, in eterna vacanza e posso fare bagno, tutto, perché è un tutore che si toglie e si mette giustamente, quindi non è un grande impedimento. Per quanto riguarda il ragionamento che volevo oggi fare insieme a voi, si potrebbe titolare oggi il conto alla rovescia. Noi mai come in questi mesi stiamo attendendo con impazienza l'esito delle perizie, perché non è possibile che ancora dopo tanto tempo ci si interroghi sia sull'aspetto informatico, ma soprattutto su quello medico, che quello medico ci deve dire come è morta Liliana, se c'è stata violenza, che forma di violenza, il corpo, quando è morta, come è morta, se è stata spostata, insomma, delle risposte che, insomma, noi vorremmo tutti quanti noi, perché è incredibile quello che sto vedendo, il gioco delle fazioni, quello che ascolto, quello che vedo in giro, quello che sento. Io mi tiro fuori da tutta questa acrimonia che sento. Non è una forma di giornalismo, di informazione, è soltanto un gossip a questo punto. Spero che la procura ci faccia luce, perché noi così possiamo cominciare a ragionare su dati certi, perché ognuno parla, giudica. Ognuno crede di conoscere il senso della vita di Liliana. Vedete, ho visto proprio sul profilo di Fulvio Covalero una breve intervista di Paolo Bonolis ad Alda Merini, in cui le domandava appunto che senso ha la vita. E a questa domanda Alda Merini rispondeva: la vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà senso. Dobbiamo ascoltarla, la vita. E credo che Liliana ascoltasse la sua vita, una vita che era piuttosto lineare, e avesse la personalità per scegliere. Proprio adesso, forse meglio di adesso, che diciamo da un po' di tempo che non lavorava più, non aveva quegli impegni, come dire, dovuti, aveva tempo libero, quindi sceglieva la sua vita. Eppure, leggendo in giro, ci sono molti rumors, come si chiamano, che parlano della tendenza alla scriviazione per suicidio. Un suicidio inaccettabile perché significherebbe aver scelto di morire rispetto a tutto il resto. È una scelta personale rispetto agli amici, alle passioni, agli interessi, alla propria casa, al matrimonio, alle passioni. E soprattutto quando gli inquirenti ci diranno magari che si tratta di suicidio, dovranno anche giustificare perché il corpo
Se è stato spostato, chi l'ha spostato? Se è spostato, vuol dire che poi non si tratta. Quindi le motivazioni alla base di quelle che ci dirà poi il procuratore saranno fondamentali. Perché questo fatto della fine di Liliana, di come è finita, va al di là di tutti quelli che sono gli odi personali, familiari, degli interessi economici, al di là di queste fantomatiche, immaginarie storie d'amore che esistite soltanto nella fantasia di qualcuno. Storie d'amore maturate all'improvviso, di cui non c'è alcun tipo di riscontro. Speriamo che questo conto alla rovescia, quindi, questo conto alla rovescia di giorni, speriamo che sia di giorni, ci faccia partire da un dato certo: siamo stanchi delle ipotesi che ognuno di noi, vedete, io do un'occhiata in giro, ma leggo di tutto e di più, ipotesi anche strane, l'uomo venuto dall'est, molti soldi che circolavano in casa, la gelosia. Eppure, com'è possibile, ci si chiede, che una donna che 24 ore prima scrive "Sono in relax sul divano" è indice che lei non viveva un disagio. Un'altra cosa misteriosa in questo mistero, di questa vicenda misteriosa, è che tutti i componenti, bene o male, di cui si parla, un po' tutti, fanno la medesima ricostruzione dello stesso film. Tutti, tutti, manca soltanto il soggetto che ha fatto qualcosa, ma tutti dicono praticamente c'è stata una discussione, c'è stato un malore, si è sentita male, l'hanno presa, poi hanno nascosto il corpo da qualche parte, poi verso Capodanno l'hanno trasportato lì e è stato ritrovato. Questo è il film che raccontano tutti, dal marito agli altri. Un film nel quale manca il nome dell'assassino, che poi, diciamo, manca il nome per modo di dire, perché ci sono i guelfi, il partito dei guelfi, che è composto dai parenti, dagli ex amici della coppia, che praticamente lo indicano in Sebastiano. E poi ci sono i ghibellini che difendono, diciamo, Sebastiano e quindi lo indicano in Claudio, magari in combinazione con Salvo, Gabriella. Però, vedete, io mi tiro fuori dall'odio, io ho la mia idea, lo sapete benissimo, non mi nascondo mai dietro un dito, quindi io dico senz'altro che Sebastiano non può, per quello che si sa ad oggi, aver commesso qualche cosa del genere, per come è stato controllato. Ma c'è odio, a me non piace. Io mi tiro fuori dall'odio, tanto odio in giro, e quindi non si agisce per dare giustizia a Liliana, ma si agisce contro, ad ogni costo, contro qualcuno, per poter dire magari un giorno aveva ragione. L'ho detto io, avevo ragione. E poi ci sta una fetta un po' più defilata di quelli che fanno i voli pindarici, che dicono no, ma poi quando mai non è uscita, è morta in casa, è stata uccisa dal marito, oppure no, in casa il marito è uscito, è stata uccisa dai vicini, no, le telecamere non ci sono, non è uscita. Troppi soldi, c'è il giro forse di usura a Trieste, il giro di droga, il giro di anabolizzanti, ma magari un gioco erotico, tutte queste cose qua. Ma io dico questo, amici e amiche mie, smettiamo, diamoci una regolata,
finché non sappiamo che dicono gli inquirenti, finché questo fondo alla rovescia non termina, smettiamolo di dire queste cose in nome dell'amore. Ecco, io parlo tante volte d'amore, in nome dell'amore, di quell'amore di cui era piena la vita di Liliana, che oggi per qualcuno diventa una messalina, direi. Quindi che ci dicono? Che tipo? Le perizie ci dicono che tipo di amicizie aveva Liliana, come è morta, quando è morta, perché è morta. A livello sociologico, sapete perché questo caso, rispetto agli altri casi, sta suscitando un interesse nazionale da mesi e mesi e mesi? Perché proprio questo caso se ne parla sui giornali di tutti i tipi e si fanno video? Sapete perché? Perché questo caso emblematico che mette, diciamo, mette a nudo il meglio ed il peggio dell'animo umano. Il meglio e il peggio, c'è tutto condensato qui in questa storia. Il matrimonio, la passione, l'amore, il sentimento dell'amicizia, dell'amicizia tradita, c'è la falsità, c'è il desiderio, c'è l'odio, c'è l'invidia, ci sta la gelosia, ci sta la generosità, c'è l'altruismo, l'attesa, l'egoismo, la lealtà, la cattiveria. C'è un po' tutto. In questo caso c'è un po' tutto condensato in questa storia. E allora io dico, adesso questo conto alla rovescia ci deve dare dei punti fermi su cui ragionare. Almeno dobbiamo avere dei punti fermi. E se si dovesse concludere per il suicidio bisogna concludere, a questo punto, che se di suicidio si tratta, ma io non credo, però se si dovesse trattare di suicidio, e allora io mi devo ricredere, cioè devo pensare che Liliana viveva in una gabbia di matti. Liliana viveva in una gabbia di matti, magari faceva anche essa stessa parte di una gabbia di matti, perché tutti questi personaggi che le ruotano intorno, che sono tutti innocenti, no? Se parliamo di suicidio, sono tutti innocenti che però si comportano comunque tutti in un modo strano, in modo caotico, in un modo nevrotico, tutti come se avessero da nascondere dei segreti, dicono e non dicono. Ogni giorno aggiungono, tolgono. Si comportano veramente molto, in modo strano, come se avessero da difendere dei segreti inconfessabili. Atteggiamento strano, parole strane, oggetti che appaiono, scompaiono. E tutti concordi, però. Tutti concordi nel dire no, è stato un omicidio, tutti a sospettare di tutti. Veramente, se fosse suicidio, si parlerebbe di una gabbia di matti. Perché in un suicidio tutti coloro che stanno attorno a una persona che si è tolta la vita se ne tirano fuori nella loro vita normale. Non è che si vanno a impelagare in un labirinto di stranezze. Personalmente dico che sarebbe meglio se ci fosse un colpevole. Una volta si disse a Sebastiano, si domandò a Sebastiano se lui avesse preferito che ci fosse un colpevole o se si trattasse di suicidio. Vabbè, lui rispose che è comunque un dolore, giustamente, forse. Credo che, secondo me, sarebbe peggio se fosse
un suicidio. Un suicidio sarebbe una persona che ha voluto tagliare con tutti, ha voluto rifiutare. Invece, a mio avviso, sarebbe meglio che si trovasse un colpevole, che ci fosse un colpevole, perché potrebbe dire che Liliana aveva la voglia di vivere, che c'era in lei la voglia di vivere, che Liliana è stata strappata all'amore per la vita, ma aveva amore per la vita, come tutti testimoniano. Altrimenti, se avesse ceduto alla debolezza di un momento di tristezza, allora oggi, nel suo mondo senza segreti, si accorgerebbe oggi, se potesse vedere qui sulla terra, che sarebbe morta per nulla. Per nulla, perché intorno a lei sono dette tante cose brutte, specie da parte di chi professa un amore sconvolgente. Quindi si renderebbe conto che questo poco amore, di quanto, per l'esattezza, di quanto poco amore esisteva in confronto al tanto amore che lei dava agli altri, e che evidentemente è stato equivocato. Questo è il conto alla rovescia che io aspetto e che tutti noi aspettiamo, e con questa piccola riflessione di oggi io vi saluto, vi do appuntamento a domani, mi vado anche ad ascoltare il video dell'amico Paolo. Noi dobbiamo essere testimoni, noi dobbiamo essere testimoni di verità. E non badare a chi magari dice, critica, di ripetere le stesse cose. Noi siamo qui a riflettere e ad essere testimoni di verità, e direi testimoni d'amore, perché la vita è amore, e dobbiamo sapere se questa donna che amava tanto la vita, veramente qualcuno gliel'ha tolta, privandole di tutto questo amore che lei poteva dare, o se la sua mente è stata sconvolta e quindi se ci troviamo di fronte alla sconfitta di tutti. Grazie amici miei, a domani, grazie della vostra vicinanza pure per questo mio piccolo problema, ma come vedete l'importante è continuare e stare sempre su con il morale. Un abbraccio a tutti quanti voi, grazie, vi voglio un mondo di bene.